cosa ti ha sorpreso e poi in particolare il tuo campo di lavoro, se non sbaglio, è nella commissione ambiente, tra l'altro. Quindi che tipo di lavoro si è fatto anche grazie al vostro contributo di portavoce dei 5 Stelle, dei cittadini 5 Stelle? Grazie Piero, grazie a tutti e grazie per la presenza e per chi ha organizzato questo incontro. Ho tantissime cose da dire, ma cercherò di essere succinta perché ho preso molto spunto da quello che ha detto sia Antonio che Piero. Tu hai detto che sono arrivate nei palazzi dal basso, sì. Chi conosce un po' la storia del Movimento 5 Stelle sa benissimo che dietro c'è un percorso che non mirava neanche all'istituzione, un percorso di cittadinanza attiva, di partecipazione e quello che dicevi tu, di consapevolezza. Perché come cittadini ci siamo ritrovati nel 2005-2006, quando sono sorti i meetup, a incontrarci e a parlare del territorio e dei problemi locali, perché ci rendevamo conto che forse quello che ci veniva detto non corrispondeva al vero, non ci rendevamo anzi conto perché c'erano dei problemi e non venivano risolti, quando magari incontrandoci fra di noi trovavamo anche le soluzioni. E abbiamo fatto questo percorso di cittadinanza attiva dove abbiamo formulato tantissime proposte mandate anche nelle istituzioni che ovviamente, come è capitato anche a tante associazioni che si battono sul territorio, venivamo totalmente ignorati. Il passaggio poi è stato quello di formare e far nascere il Movimento 5 Stelle proprio perché sentivamo l'esigenza di presentare queste proposte all'interno delle istituzioni e pretendere che venissero prese in considerazione, visto che la classe politica degli ultimi 30 anni soprattutto c'è stata proprio un'inerzia di sistema su tutti i fronti e quindi ne volevamo far parte per cambiare le cose. Sono passati quasi 3 anni. Noi siamo entrati tutti in Parlamento anche molto timorosi, con grande umiltà ma con un grande senso di responsabilità. E i primi mesi è stato difficile perché sentivamo tutto il peso, noi ci consideriamo e siamo dei portavoce, ma ne avvertiamo proprio il peso di questa responsabilità e ci siamo messi a studiare come funzionava la macchina del Parlamento per cercare di capire come fare arrivare questi progetti, queste idee. Avete sotto l'occhio di tutti quello che è stato l'attacco, che sia mediatico, che sia degli altri partiti politici, nei nostri confronti. Noi abbiamo cercato sempre di discutere nel merito delle idee, dei progetti. Quando parlavano di ostruzionismo in aula, a parte che è una modalità parlamentare proprio, perché essendo all'opposizione, nonostante siamo il primo movimento alle politiche votate in Italia, ma essendo alle opposizioni è la normale dialettica parlamentare. Ma abbiamo cercato sempre di essere costruttivi e propositivi. E abbiamo fatto tantissime proposte e abbiamo anche ottenuti diversi risultati, ovviamente risultati eclatanti, quelli che veramente il paese necessita, di cui il paese necessita, non le riusciamo a trovare perché non siamo al governo. Ed è normale, come il reddito di cittadinanza è la prima in assoluto manovra economica che dovrebbe essere messa in atto, ma che viene ostacolata. Non mi dilungo su questi argomenti, poi se c'è tempo io mi farebbe piacere poi ricevere dai cittadini presenti qualsiasi domanda proprio per dare delle informazioni in più. Io sono portavoce in Senato e come hai ben detto, lavoro nella Commissione Ambiente. Noi ci siamo salutati e ci siamo detti simpaticamente, ma ci ritroviamo sempre a parlare di guai. E io a Vincenzo ho detto, a Piero gli ho dovuto rispondere che dove c'è la mollezza ci siamo noi, perché pure lui lavora in Commissione Ambiente. E parlare di ambiente è complicato perché ci sono tante le cose da dire, è complicato farlo in pochi minuti, ma è complicato farlo qui, nella nostra provincia, perché Caserta e Napoli sono diventati ormai l'emblema, il simbolo del disastro ambientale e politico in Italia. Ed è complicato perché noi non è che ci informano sulla terra dei fuochi, noi la viviamo la terra dei fuochi, che è diverso e quindi lo sentiamo dentro e sentiamo dentro anche, viviamo quello che è stato il malaffare, la mala gestione. Allora noi quando parliamo di ambiente, parlo nel nostro territorio, ma i problemi della Campania li vivono tutte le regioni.
tutte le regioni, non ce n'è una che è esclusa dal problema dello smaltimento illecito dei rifiuti. Noi stiamo affrontando in commissione anche i colleghi che sono in commissione ecomafie. Cavolo, parliamo del Lazio, diciamo, madonna, è quasi peggio della Campania. Arrivi in Calabria, abbiamo visto le ultime notizie, e in Liguria, in Piemonte, non c'è una regione che hanno lasciato pulita. Allora, quando si parla di ambiente, si deve focalizzare diverse questioni. Uno, lo smaltimento illecito dei rifiuti, che parliamo soprattutto ovviamente dei rifiuti tossici, pericolosi, industriali, non dei rifiuti urbani. Allora, questo smaltimento illecito avviene per diversi motivi. C'è il filone, quello legato alle camorre, alle mafie. E dagli ultimi rapporti sembrerebbe che il ciclo di affari che gira attorno allo smaltimento illecito dei rifiuti supera oltre i 20 miliardi di euro. Quindi è comprensibile come addirittura magari le mafie abbiano quasi accantonato il settore delle droghe per dedicarsi quasi esclusivamente a quelle dei rifiuti, perché è molto più fruttifero. Ma non c'è solo questo, c'è quello che è la cui causa è dovuta al malaffare degli imprenditori, amministratori locali collusi, quelli che smaltiscono perché economicamente così riescono a essere più in concorrenza con altre aziende, quindi non strettamente collegate alle mafie, ma che fanno lo stesso danno perché smaltiscono illegalmente. E allora poi ci ritroviamo, il problema qual è? Il problema è che noi ci ritroviamo un territorio inquinato e subentra la politica che è stata ferma, se non collusa, per tanti anni. Quando si parla della terra dei fuochi, a me fa venire, non da ridere, mi infastidisce sentire De Luca che esce con l'articoletto sul giornale che dice che deve incontrare Gigi D'Alessio per valorizzare la terra dei fuochi. La terra dei fuochi va bonificata, sono 30 anni che stiamo aspettando. E io, parlando di questi, vi voglio portare due esempi. Avrei tantissime cose, però vi voglio portare due esempi emblematici. Uno, vi dicono che non ci sono soldi. Questo governo in particolar modo, ma anche i precedenti, non c'è tanta differenza, non ritiene che l'ambiente sia una delle prime cose da salvaguardare. Non riesce a comprendere, ovviamente non vuole comprendere, che se non bonifichiamo, la nostra economia se ne sta andando, anzi se ne è andata in fumi. La nostra salute è compromessa. L'ambiente non lo riusciamo più a recuperare, non abbiamo futuro. E allora dicono che non ci sono soldi, ma non è vero. E ne possiamo riportare tantissimi di esempi. Non solo assolutamente non vogliono destinare i soldi per le bonifiche, ma c'è anche lo spreco. Vi voglio riportare questo esempio. Noi siamo entrati a far parte del Parlamento in marzo 2013. La legge di stabilità è la legge più importante che si discute in Parlamento, perché lì si mette a punto come devono essere utilizzati quelle che sono le risorse dello Stato. Quindi le vostre tasse, arrivano le vostre tasse e in quella legge si decide come devono essere ripartiti questi soldi. Nella prima legge di stabilità del 2013 noi abbiamo discusso su un articolo in particolare, era l'articolo 5, non me lo posso dimenticare, perché loro prevedevano per le discariche abusive che rientrano in una lista accertata e mandata anche in Europa, all'epoca erano 252 discariche, di destinare 30 milioni di euro per bonificare queste discariche. 30 milioni di euro diviso 252 sono bazzecole. Però prevedevano anche di riservare 50 milioni di euro perché probabilmente ci sarebbe arrivata la multa dall'Europa. Io feci un emendamento molto semplice, da novella, da cittadina qualsiasi, ho detto scusa, metti 30 più 50, destino 80 milioni per bonificare le discariche che magari sotto sotto la multa non ci arriva. Bocciato, siamo arrivati nel 2015 e a dicembre 2014 per queste discariche l'Europa ci ha multato e noi abbiamo pagato già a febbraio 40 milioni di euro come multa forfettaria e ogni 6 mesi saremo costretti a pagare una multa forfettaria di 42 milioni e 8. Allora capite bene che stiamo sprecando circa 80-85 milioni all'anno quando potevamo utilizzare questi soldi
per bonificare i nostri territori. Voglio passare a un altro argomento, però mi voglio riallacciare a una cosa che ha detto Antonio, che diceva i soldi per le bonifiche non vengono, pure lui ha puntato l'accento su questo. Io ho presentato un'interrogazione perché grazie a un nostro europarlamentare, che mi pare che anche stasera doveva venire, magari ve ne può parlare meglio lui, l'Europa aveva stanziato per la Campania, per la Terra dei Fuochi, ben 140 milioni di euro da utilizzare per la bonifica. Arrivati a un certo punto, ci hanno bloccato questo finanziamento perché la regione Campania, nel tempo concesso per l'utilizzo di questi soldi, ne aveva rendicontati 8 milioni. Quindi l'Europa ha detto: ma scusa, ti ho fatto trascorrere pure il tempo. Fra l'altro, stai pagando anche una multa di 120 mila euro al giorno per la gestione illecita dei rifiuti, per la gestione dei rifiuti in Campania. Sai che c'è di nuovo? Noi avevamo 140 milioni dall'Europa da utilizzare in Campania. E la regione Campania, tramite Campania, se l'è fatti fumare. Allora arriviamo a noi. Che cosa sta facendo il Movimento 5 Stelle? Innanzitutto, per quanto riguarda lo smaltimento illecito, io voglio ricordare che grazie al lavoro in Parlamento, Camera e Senato, portato avanti soprattutto da Salvatore Picillo, che spero possa venire più tardi e parlerà lui in maniera più dettagliata, noi siamo riusciti, e nessuno ci può contestare questo risultato, a far approvare la legge numero 68, che è la legge sugli ecoreati. 20 anni di politica che non erano stati in grado di approvare una legge che finalmente dicesse che chi inquina le nostre terre deve andare in galera, che deve pagare. C'è un principio che è sancito, che è: chi inquina paga. In Italia chi inquina pagava una multa. Grazie al Movimento 5 Stelle, e scusatemi se è poco, abbiamo approvato questa legge dopo 20 anni di inerzia del sistema. Mi sto dilungando, vero, però voglio raccontare un altro fatto, perché noi abbiamo questa necessità di far sapere le cose. Abbiamo la necessità, come l'abbiamo avuta noi, di condividere con i cittadini queste informazioni, perché, come avete detto voi, tutti siete e siamo responsabili. Ognuno si deve prendere la propria responsabilità, perché se venite a conoscenza di una situazione e guardate dall'altra parte, allora non avrete il diritto di lamentarvi domani. Non avrete il diritto di lamentare che manca le basi per garantire ai vostri figli un futuro migliore ai vostri figli, perché non vi siete presi la responsabilità di affrontare insieme, a prescindere dal colore politico, insieme i problemi della nostra terra. E allora vi voglio far raccontare un'altra situazione che stiamo seguendo, che sto seguendo proprio in questo periodo, perché anche là dove, dopo 20 anni di smaltimento illecito, e sto parlando di una situazione specifica del nostro territorio, cioè la cava Monti di Maddaloni, un paesino qui vicino, la storia di tutte le cave, 20 anni di sversamento illecito di rifiuti, c'è di tutto lì sotto, e anche là dove si arriva, anche grazie al Movimento 5 Stelle, perché abbiamo puntato con un'interrogazione già depositata a ottobre del 2013, un'interrogazione molto dettagliata su questa cava, tanto è che io incontrai per altre questioni i procuratori di Santa Maria Capovetere e mi dissero: ah, lei che ha fatto questa interrogazione avrà delle sorprese. Poi sono venuta a sapere che hanno utilizzato, anche per dare un'ulteriore spinta a quelle indagini, la mia interrogazione, e questo ci fa piacere. Fatto sta che hanno fatto le indagini. Nel maggio del 2014 questa cava viene sequestrata un'area di ben 61 ettari e 40 pozzi che erano ad utilizzo industriale e agricolo, che andava con questi 4 pozzi ad alimentare tutti i terreni agricoli fra il territorio di San Marco Evangelista e di Maddaloni. Dichiarazioni da parte del procuratore Capasso, che all'epoca ha richiesto il sequestro dell'area, si parlava di disastro ambientale. Nonostante la legge sugli ecoreati, dove si definisce il disastro ambientale, ancora non fosse stata immessa nel codice penale, ma già si parlava di disastro ambientale. Va bene, si è fatto il percorso, si è arrivato
a capire chi si doveva processare. Ci sarà il processo che avrà inizio il 2 dicembre. Qualche 6-7 mesi fa sono andata alla procura di Santa Maria, ho incontrato il procuratore e ho chiesto: procuratore, ma siamo arrivati al sequestro e ora? Dice: ma secondo la normativa noi abbiamo comunicato a comune, regione, ministero, tutto fermo. Cioè adesso che si dovrebbe procedere per la messa in sicurezza immediata e per la bonifica, quando c'è la politica di mezzo, le istituzioni, tutto si ferma. Non è servito a nulla neanche il lavoro delle indagini. E allora abbiamo pensato come Movimento 5 Stelle di dare una forte spinta, come è stata per le indagini, anche per la bonifica. Noi vogliamo un segnale nella nostra provincia che almeno un sito, che fra l'altro è considerato quello più grave della provincia di Caserta, da uno studio fatto e ho voluto dal Ministero dell'Ambiente e condotto dall'ARPA Campania, è risultata che la discarica di Cavamonti in tutta la Campania è quella più inquinata e più pericolosa, perché tutto è percolato, si parla di 30.000 tonnellate, va a finire nella falda acquifera. E quindi toccherà tutto il problema di Marcianise, Caivano, un'area molto più vasta. Noi vogliamo che questo sito in particolare, diventi simbolo della lotta contro l'inquinamento. Abbiamo richiesto un affare assegnato, Piero, in Commissione Ambiente, sarà che siamo abbastanza tenaci, me l'hanno anche accordato, il Presidente Grasso l'ha accordato, e stiamo facendo un'indagine conoscitiva. Stiamo già procedendo con delle audizioni, abbiamo audito i procuratori, il Corpo Forestale, verrà proprio il funzionario dell'ARPAC che ha condotto sia le indagini su questa cava, sia il progetto. Il nostro scopo è di venire alla fine dei lavori, spero, sembra che, vista la gravità, anche la Commissione Ambiente ci seguirà, non è un Movimento 5 Stelle, ma ci seguirà in questo percorso, a una risoluzione finale per impegnare il governo a intervenire in Regione Campania. Questo perché lo dico? Perché in tutto questo il danno è accertato, chi farà il processo, ok, le analisi sono state fatte, c'è una relazione tecnica di un geologo incaricato dalla Procura di Santa Maria Capo Vetere che ha fatto una relazione molto dettagliata sui tipi di inquinante e ha fatto anche delle proposte. La Regione Campania che cosa ha pensato di fare? Ad agosto ha proposto con il Comune di Maddaloni uno schema di accordo per avviare un'indagine integrativa. Che altro dobbiamo indagare? Ci sono i dati dell'ARPAC, dell'ASL e della Procura. Tutte le indagini sono state effettuate, il Corpo Forestale è venuto proprio giovedì in audizione e ci ha detto: non c'è null'altro da fare, secondo il nostro punto di vista si deve immediatamente agire con la messa in sicurezza, l'hanno detto anche i procuratori. Allora noi vogliamo che la politica regionale smetta di perdere tempo, smetta di sperperare, perché per questa indagine integrativa andrebbero sperperati altri 145.000 euro, e si prenda la responsabilità di mettere in sicurezza e di bonificare questo sito. E noi stiamo lavorando in Commissione Ambiente al Senato affinché il Ministero possa fare pressione sulla Regione affinché questo avvenga. Questo è quello che deve fare la politica, prendersi carico dei problemi e trovare la soluzione e metterla in atto. Noi ci stiamo provando e non ne faccio una questione politica, ovviamente io faccio parte di un movimento di cittadini, noi non ne facciamo della politica una professione, noi siamo quelli che si dimezzano lo stipendio per le piccole e medie imprese, noi siamo quelli che si mettono fuori al MEF proprio per ottenere il microcredito per le imprese. Noi siamo quelli che stanno fuori alle discariche, quelli che ci stavano prima e che ci sono adesso. Noi siamo quelli che vogliono andare a fondo delle situazioni. Io sarò magari un pochino pure più cattiva in certi eventi, mi dicono che a volte sono arrabbiata, adesso sì, sono arrabbiata, sono estremamente arrabbiata e vorrei che anche voi foste arrabbiati come me e anche voi sentiste l'esigenza di combattere insieme contro la mala politica, contro le mafie e contro il malaffare tutto. Questo è quello che come Movimento 5 Stelle vi chiediamo, questo è quello come cittadina ho voglia di condividere con voi,
e anche come parlamentare, perché noi stiamo facendo la nostra parte e mi aspetto che tutti i cittadini campani facciano la loro. Grazie. Grazie, state diventando tutti dei grandi oratori. Io li conoscevo, gran parte di voi li conoscevo prima. C'è una differenza, se mi permetti. Prego. Abbiamo studiato, ovviamente noi siamo entrati nelle istituzioni senza esperienza, non potevamo neanche raccontare granché, non c'avevamo uno storico. Adesso noi abbiamo 3 anni di lavoro, di duro lavoro, abbiamo conoscenza e abbiamo solo voglia di condividerle con i cittadini che vogliono ascoltare e lavorare con noi.